Incendio su Caicco a Lampedusa, salvati i turisti a bordo. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. Nella splendida cornice di Lampedusa, un tranquillo giro in mare sul Caicco Turquoise è stato improvvisamente sconvolto da un drammatico incendio. Questa maestosa imbarcazione di Mogano, lunga ben 90 piedi, stava navigando lungo la costa nord dell'isola quando le fiamme hanno scaturito, avvolgendola in una sinistra danza di fuoco. Ma in mezzo alla tragedia, c'è stato un gesto eroico di solidarietà. Circa 30 turisti fortunati a bordo sono stati prontamente messi in salvo, raggiungendo in sicurezza il porto. Nel frattempo, gli imprenditori che possiedono questo caicco storico sono rimasti sconcertati e incompresi di fronte all'inaspettato disastro. La situazione è diventata ancor più critica a causa della mancanza di attrezzature adeguate per spegnere le fiamme, non disponibili sull'isola. Ma in questa piccola comunità, la solidarietà e il senso di dovere sono sempre presenti. Coraggiosi pescatori locali si sono mobilitati per aiutare l'equipaggio del Turquoise a combattere il devastante incendio. L'isola di Lampedusa, famosa per la sua bellezza naturale e l'accoglienza calorosa dei suoi abitanti, si è trovata a fronteggiare una sfida inaspettata in questo giorno. La lotta per salvare il caicco Turquoise è diventata una dimostrazione di resilienza e unità in un momento di grande difficoltà. La notizia per il momento, e solo per il momento, termina qui. Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social, troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.